Ciao a tutti ragazzi da Vaporums, siamo qui oggi per andare a parlare di un Genesis filippino, fatto appunto nelle Filippine. Ce l'ho già in mano, come potete vedere, lo sto usando già da un bel po', quindi è arrivato il momento di parlarvene, in quanto volevo assicurarmi di non dire cazzate, quindi ho provato e riprovato a fare diversi tipi di setup per vedere un attimino se ne valeva la pena di parlare, perché come non so se avete notato, io non faccio la review di tutti i prodotti o di tutti i liquidi, faccio quelli che personalmente a me hanno almeno un 6, hanno almeno la sufficienza per i miei gusti. Questo, hai voglia, ha molto di più che la sufficienza, e quindi è arrivato il momento di parlarvi. Durante questa intro ci sarà una breve pubblicità, anzi la facciamo partire subito. Ta-da-tan, ta-da-tan. Vapers Monkey, negozio certificato, Vaporums. Ragazzi, finita la pubblicità, finito questo sketch di merda, scusatemi, però volevo farvelo vedere anche a voi. Iscrivetevi al gruppo di Vapers Monkey se non l'avete ancora fatto, su Facebook, quindi lì potete parlare con me, con tutti gli altri ragazzi, con Alessio Svaporesta, con Andrea, un po' con tutti. Avete bisogno di qualcosa, entrate in quel gruppo là e sarete sicuramente aiutati. Ci sono persone veramente qualificate che sanno quello che dicono. Andrea, Alessio, volete costruire una box, qualsiasi cosa. Comunque, questa era la breve parentesi pubblicitaria che mi sono permesso, dato che il video è mio e ho voluto fare questa breve parentesi su questo fantastico gruppo che è Vapers Monkey. Quindi, ritornando al Pulse, adesso andremo a guardarlo da vicino, a rigenerarlo e a dare le mie impressioni con la famosa prova di svapo. Ci vediamo subito dopo. Guardiamo la rigenerazione. Buon boclatto a tutti. Eccoci qua ragazzi per andare a vedere da vicino il Pulse G. Allora, lo vedete adesso diviso in tutte le sue parti. Partiamo dall'inizio, dal corpo dell'Atom. Questo è il corpo, un attimo che vi faccio vedere con la messa a fuoco, dato che ce l'ho manuale. Ecco qua. Questo è il corpo dell'Atom. Ci sono diversi O-ring, come vedete, belli spessi, di cui, se notate, questo e quest'altro sotto addirittura l'ho dovuto rimpiazzare con due piccolini, mi si sono rotti da subito. Adesso non so se sono stato io, forse che non li ho unti bene a fuori di togliere il cap, sono quelli in poche parole che tengono il cap, mi si sono rotti subito. Adesso sto aspettando di trovare degli O-ring in sostituzione. Comunque, parte questo, questo è appunto il corpo dell'Atom, bello pesantuccio, un bel acciaio bello, bello massiccio, neanche tanto grosso come atomizzatore, bellino. La parte, andiamo a vedere subito la parte sotto, così poi parliamo della parte appunto sopra. La parte sotto ha un pin regolabile in rame, eccolo qua, fa un bel contatto, quindi poi appunto potete regolarvelo come più vi pare. La parte invece sopra dell'Atom, come vedete, ha diversi fori. Allora, questo chiaramente è il foro che noi andremo a utilizzare, è un foro da 2,5 mm che noi andremo a utilizzare appunto per inserire la nostra mesh, wick, cavetto, quello che volete. Ha due vitine, una si può chiaramente spostare dall'altro lato, ovvero qui, per appunto provare a fare un setup in dual coil, e chiaramente qui in mezzo andare a mettere l'altra mesh per un possibile setup in dual coil. Il positivo ve lo smonto subito e vi faccio vedere il tutto. Viene via questa vitina qua, all'interno voi non so se riuscite a vederlo adesso dalla webcam, ma è tutto il rame, la filetta, cioè tutto l'interno, tutto il positivo interno è tutto il rame, e c'è qui l'isolante che non so che materiale sia, comunque è bello duro, non vorrei dire una cavolata, non so se Derlin o qualcos'altro, è bello stabile lì, non si muove e sta lì dov'è. Rimettiamo a posto la sua vitina. Come vedete, tutto molto ravvicinato, quindi settarlo non sarà difficile, anche per chi si avvicina magari ai rigenerabili a mesh. Non so se lo vedete meglio così. E questo è il corpo del Pulse. Adesso comunque andremo a rigenerarlo.
Allora, poi, la cosa essenziale, il Pulse, qual è la particolarità? Che ormai tanti Genesis che stanno uscendo in questo periodo hanno la riduzione all'interno del cap. Questo è il cap, adesso parliamo anche un attimo del cap, non ha nessuna riduzione, in quanto il Pulse la riduzione ce la dobbiamo mettere noi, ovvero così. C'è questa riduzione da mettere, da appoggiare qui e poi col cacciavitino dobbiamo avvitare. Può essere anche una pecca in quanto ogni volta che bisogna fare la resistenza bisogna chiaramente togliere questa e montare la nostra coil, altrimenti non si riesce con questa montata sopra. Il tank è un tank in Pyrex da capienza 2,5 ml, penso, non sono sicuro, ma penso sia 2,5 ml. Mentre arriviamo al cap, il cap è veramente ha un peso sostanziale, veramente pesante, difatti insieme poi al corpo dell'atomo e tutto viene veramente un atomo bello pesante, massiccio. Anche le pareti sono molto spesse, ha due fori che anche qua prendete con le pinze quello che vi dico, anche perché io suonando a occhio non mi sono informato di quanto possa essere nell'effettivo il foro. Comunque, paragonandolo ad altri atom che ho a casa, secondo me sarà un foro da 1 e 2, 1 e 3 al massimo, 1 e 2, 1 e 3. Ne ha due appunto di fori per la possibilità del setup in dual coil. Non vi preoccupate che sono due, perché voi direte se lo setto in single coil l'altro rimane aperto. Non rimane aperto in quanto, adesso andiamo a vedere, un foro andrà a sbattere contro la riduzione qua e quindi chiaramente sarà tappato. Il tip proprietario è questo qua, è una specie di croce con un trattino in più, una cosa del genere, e questo è il cap del Pulse. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a montare la coil, se no ci metto veramente ore e ore a fare questo video. Allora, per montare la coil andrò a utilizzare, un attimo che riesco a mettere a fuoco, ecco qua. Allora, per montare la coil andrò a utilizzare come vi ho detto, il foro è da 2,5. Quindi bisogna utilizzare un cavetto almeno, io mi trovo bene così, bisogna utilizzare un cavetto da 2 mm. Ho usato mesh 400, già ossidato, se non vi sto a fare vedere di nuovo il procedimento dell'ossidazione. Quindi cavetto 7x7, almeno adesso sto usando questo qua, poi dipende che liquidi andate a usare. Cavetto 7x7, mesh 400. Io faccio di solito un giro e mezzo, al massimo due di mesh, non di più e non di meno, e mi trovo benissimo così. Non ho problemi di. Si alimenta perfettamente. Poi con la mesh 400 riesco a usare liquidi sia più fluidi che un pochettino più densi e va benissimo. Il cavetto 7x7 lo trovo, secondo me è meglio del 7x19, in quanto boh, sembra che si intoppi di meno, è vero questa cosa, boh, l'ho notata anch'io. E andiamo a montare la coil. Allora, innanzitutto, prima di fare il tutto, io consiglio di usare un semplice burro cacao, che tanto contiene glicerina vegetale, e andare a ungere un attimino tutti gli O-ring, in modo che il tank dopo possiamo sfilarlo con tranquillità, senza stare a impazzire per tirarlo via. Io consiglio assolutamente di fare questo procedimento. Lo faccio con questo, con lo Stone Rider, quasi con tutti, ed è perfetto come metodo. Andiamo a mettere il tank. Come vedete si infila, che è una meraviglia. Eccolo qua. Allora, andiamo a mettere il cavetto. Vediamo se riesco a. Allora, questo è l'atomo, andiamo a mettere il cavetto, fatemi asciugare un attimino qua, ok. Io la coil la monto così, vado a svitare prima il negativo, allento un attimino anche il positivo, chiaramente, vado a inserire la mia mesh che ci deve entrare, scusate. E ci deve anche ballare, deve fare un piccolo giochetto così, non deve essere troppo aderente.
Sempre questo è quello che penso io, non che sia giusto, eh? Ripeto, perché molti mi dicono: tu hai detto questo e gli altri sono venuti a dire che si fa così. No, io faccio così e mi trovo bene così. Stop. Allora, vado a prendere un filo. Ho finito purtroppo il nickel chrome 0.30, dovrò procurarmelo di nuovo, quindi andrò a utilizzare un semplice Kanta 0.30. Perché vi dicevo nickel chrome? Perché comunque nickel chrome facevate 6 spire, io ho sempre fatto così, mi sono sempre trovato bene, 6 spire, quindi la superficie di vaporizzazione era anche abbondante, su cavetto da 2 mm con un giro e mezzo di mesh, veniva 0.8 ed era perfetta come resistenza. Comunque, andiamo a fissare il negativo. O dall'esterno o dall'interno, vedete voi, attraverso la vitina. Comunque adesso ve lo faccio vedere montato. Quindi teniamo filo per fissare il negativo. Spezzato filo. Che avanzava, ci ritroviamo così. E adesso, con calma, senza strozzare troppo la mesh, ma neanche farla ballare più di tanto dentro al filo, andiamo ad avvolgere, a fare le nostre 4 spire, e verrà la resistenza da 0.8, ideale appunto sul meccanico. Uno, 2, 3, 4. Ora andiamo dall'interno, vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco qua, sono in questa posizione qua. E non vado a metterlo diritto il filo, ma vado chiaramente a, non a tirarlo, avvicino la mesh al positivo più vicino possibile, perché già in questo atomizzatore è molto vicino, e poi ci faccio un bel giro fino a qua. Perfetto. Poi tengo fermo il tutto e vado ad avvitare il positivo. Andiamo a strappare. Ok. E questo è il lavoro finito. Ora non ci resta che andare a togliere gli odiati hotspot. Quindi sblocchiamo il tasto, batteria, mi raccomando, se l'avete un po' scarica è meglio, la mia spero che non sia tanto carica, non l'ho, mi sono dimenticato anche di misurarla. Continuate a pulsare finché, magari spostate ogni tanto, aspetta che mi aiuto col cacciavitino più piccolo. Batteria molto carica, però ce la faremo comunque.
Ecco qua. Spire, come vedete, si accendono tutte. Benissimo. Come avete visto, qua togliere gli hotspot è giusto veramente un secondo. Si accendono bene dal centro verso l'esterno. Si accendono tutte, anche l'ultima per fortuna, anche l'ultima ogni tanto fa un po' tribolare. Quindi ragazzi, questo è il Pulse. Fatto ciò, non ci resta nient'altro che andare a prendere, come vi ho detto prima, la riduzione, dopo che abbiamo fatto appunto questo procedimento. Ce l'andiamo ad avvitare, prima una e poi l'altra. Ecco qua. E per caricarlo avete bisogno di un ago per forza, perché la riduzione ha il suo forellino per la ricarica, ma altri aghi classici, magari con gli artigiani riuscivate a farlo, con questo vi serve un ago. Comunque non c'è problema, andate a infilare l'ago dentro, mentre sta benissimo così, e andiamo a versare il liquido. Ecco qua. Pulse caricato. Sblocchiamo il tasto. Di friggere, se la frigge veramente bene, sto mettendo dentro una bella vaniglia. Ragazzi, andiamo quindi a fare la prova di svapo e andiamo a dare le conclusioni su questo atomizzatore. Ci vediamo tra poco. Ciao a tutti. Eccoci qua, ragazzi. Appunto, dopo aver visto il procedimento, almeno quello che vi ho fatto vedere sulla rigenerazione del Pulse G, ora andiamo a fare la cosiddetta prova di svapo. Andiamo a fare la prova di svapo, l'ho montato, scusate, l'atomizzatore su il Caravella in versione 18350. Come avete visto, la resistenza è venuta da 0,8. E andiamo a fare la prova di svapo. Prima di fare la prova di svapo, però, volevo dirvi, vabbè, no, faccio la svapata e poi vi dico. Allora, ragazzi, il Pulse G è assolutamente, a mio avviso, per i miei gusti, promosso a pieni voti in assoluto proprio. È veramente un ottimo atomizzatore, ha delle pecche che vi devo dire assolutamente perché mi sento appunto di doverle dire. Una, se vogliamo dirla, che poi non è proprio una pecca, è il peso. Come vi ho fatto vedere prima, dall'interno del Pulse, questo Pulse ha veramente un peso sostanzioso, cioè almeno rispetto agli altri atomizzatori che ho, è un acciaio veramente bello spesso e quindi anche molto pesante. Poi c'è anche appunto questa riduzione qua, che come vi ho fatto vedere prima si mette con le vitine, si fissa con le vitine sulla base appunto qui. E anche quella pesa, quindi un po' il tutto pesa veramente tanto. Poi vabbè, cioè, pecca, lì sono stato io. Gli O-ring tutti e due li ho già dovuti cambiare tutti e due, quindi della tenuta del cap, in quanto si sono rotti. Il primo mi si è rotto subito in un'ora. Vabbè, quello non c'è problema, uno prende gli O-ring di ricambio ed è a posto, può cambiarle tranquillamente. Poi un'altra pecca che c'ho da dire,
che non c'entra niente con la resa e con la funzionalità dell'atomizzatore, però a mio avviso è anche una pecca pure questa, è appunto la condensa. Dato che questo atom, adesso ve lo faccio vedere anche più da vicino così vi rendete conto, questo atomo ha questa riduzione, come vedete è pieno di liquido. Cosa vuol dire? Che quando noi andremo a mettere il cap, un foro chiaramente sarà davanti alla resistenza, mentre l'altro foro chiaramente, quello per la possibilità appunto di settarlo nel dual coil togliendo la riduzione chiaramente, andrà a sbattere ad essere appunto di fronte a quella camera lì. Su quella camera lì si forma veramente tanta condensa, e quindi è molto probabile che vi ritroverete ogni volta che tirerete fuori il big battery dalla tasca, o come lo uso io in questi porta big battery, vi troverete veramente come adesso liquido sulla mano, cioè fa un bel po' di condensa, devo dire questo. Però a parte questa condensa, l'atomizzatore è veramente buono, non posso dire il contrario. La resa aromatica è veramente ottima, il calore del vapore è sul tiepido caldo, non è bollente. Vi consiglio di utilizzare il tip in Derlin assolutamente, perché il tip in dotazione che avete visto prima è in acciaio, è bellino, è vero, fa tutta la sua bella figura con l'atomizzatore, appunto lo danno in dotazione loro, quello di default. Però quel tipettino lì così piccolo va a scaldare veramente tanto, cioè se fate resistenze basse, lo usate sul meccanico come me, 3-4 tiri ci avete le labbra che scottano in una maniera impressionante. Quindi vi consiglio di utilizzare tip in Derlin tipo questo qua. Detto questo, la resa aromatica è veramente ottima secondo me, almeno di quel poco che so io di Genesi, di quello che ho provato fino adesso, vi parlo di quello che ho provato io, non vi sto a fare paragoni con altre cose chiaramente, che non ho avuto la possibilità e non ho magari anche voluto in passato provare, quindi non posso fare un paragone con altri atomizzatori. Però questo di per sé è veramente ottimo. Il tiro, dato che il foro qui sarà sull'1,2 penso io, così a occhio e croce 1,2, il foro secondo me è perfetto. Il tiro non è né troppo arioso, tipo il calibre che l'ho provato un po' di volte di amici, ad alcuni può risultare un tiro veramente arioso, a me andrebbe bene pure quello, io sapete che sono abituato ai tiri ariosi, mentre questo qua è un giusto equilibrio, 1,2, poi se uno vuole se lo allarga, dato che tanto sono due, potete fare una prova, uno ve lo allargate, l'altro lasciate così, tanto personalmente io in dual coil non lo setterò mai, lo utilizzerò solo in single coil, quindi posso anche allargarmi un foro dei due, farlo 1,4 come calibre e me lo svappo un po' così, un po' più arioso, tutto qua. La rigenerazione è molto semplice, come avete visto, è tutto fatto abbastanza bene all'interno, e assolutamente un buon atomizzatore. Il prezzo si aggira sui 120 euro, addirittura si trova in sconto da qualche parte a 100 euro, comunque il prezzo è sempre stato 120-130 se non sbaglio, 120, e veramente ottimo. Faccio un'altra svapatina. Il vapore è bello corposo, bello denso, su quel tiepido caldo, almeno con resistenza così bassa chiaramente va su caldo dopo un po'. La resa aromatica, vi ho già detto prima, è buona, e intensità del vapore bello corposo come piace a me, assolutamente un ottimo atomizzatore che vi consiglio veramente di acquistare. Vi ho detto le pecche, quindi se questi problemi che vi ho elencato, quali appunto specialmente in assoluto la condensa, vi potrebbero creare problemi, non vi stanno tanto a genio, assolutamente allora dovete scartarlo. Però io l'ho voluto comunque acquistare nonostante sapessi già di questo problema della condensa. Sinceramente, tra la resa aromatica che ha, il tipo di tiro che ha, il vapore che crea bello cremoso, resa aromatica eccellente, ho voluto far finta di niente su questa condensa. Tutto qui. Ragazzi, da Vaporumus è tutto, dal Pulse G di RM Mods è tutto. Ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti. Buon boclat tutta la vita. Ciao a tutti. Che è meglio che smetto, sono grosso in quello che dicono gli altri. Io mi ci trovo stretto, indipendente, resto esclusivo.